voce Maria Paola Pierini, che è professoressa associata di cinema, fotografia e televisione presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino. Si è occupata in particolare di storia dell'attore, in cinema e in teatro. Negli ultimi anni si è occupata di questioni relative alla teoria della recitazione, al rapporto tra attore e divismo nel cinema hollywoodiano, classico, fino al rapporto tra regia e recitazione, giungendo poi a indagare il panorama attoriale contemporaneo. Alla mia sinistra c'è invece la professoressa Federica Turco, che insegna semiotica del gender presso il corso di laurea di comunicazione e cultura dei media presso l'Università di Torino, oltre che esercitare la propria attività di ricerca nel CISTE, Centro Interdisciplinare di Ricerca e Studi delle Donne di Genere presso la stessa università. Si è occupata prevalentemente di semiotica del cinema con un taglio di genere, con una particolare attenzione ai performance studies. Detto questo, liberamente potete prendere la parola nell'ordine che preferite. Chi comincia? Non lo so, io immagino che, viste le competenze della mia collega, forse i temi del vostro progetto, forse io posso partire da temi più generali, poi non so, perché forse ha più senso. Un'idea diversa, ma... No, io non avevo nessuna. Allora, no, non voglio sembrare, ma mi sembra che io mi sono interrogata parecchio su questo film e sono anche molto curiosa di sentire cosa ha da dire Federica, perché penso che lei possa dare un contributo forse più pertinente ai temi del vostro cineforum, e intanto vi ringrazio per questo invito che arriva gradito e mi porta a riflettere appunto su un film che, confesso, io avevo visto a suo tempo e mi aveva lasciato un po' perplessa. Poi l'ho rivisto e l'ho rivisto ancora una volta, quindi questa è la terza visione che faccio del film. In realtà più lo vedo e più il film mi sorprende per una serie di motivi che hanno anche a che vedere con quello di cui parleremo stasera, ma provo a dire un po' disordinatamente. Io mi sono presa degli appunti, ma normalmente non riesco mai a dire quello che mi sono scritta, dico sempre altro, quindi vabbè, cerco di non essere troppo dispersiva e di in realtà buttare così qui sul tavolo alcune questioni che poi magari discutiamo insieme. Insomma, non ho risposte, non ho anzi ho sostanzialmente delle domande. Però appunto all'inizio il film, la prima visione mi aveva lasciato un po' interdetta, l'avevo trovato per certi versi incompiuto da un certo punto di vista. Però voglio partire da una considerazione a monte, cioè su che cos'è questo film un po' nel panorama italiano. Forse l'argomento non è esattamente pertinente, però a me piace parlare anche di come nascono i film. Credo che sia importante, quando si parla di cinema, riflettere anche un po' su quanto sia difficile fare cinema in Italia. Questo è un film italiano uscito 2 anni fa praticamente, l'opera prima di... Non so se tutte queste cose voi probabilmente le sapete, ma le ridico. L'opera, il primo lungometraggio di una regista giovane che aveva alle sue spalle due corti e che si trova alle prese con un'operazione molto complessa. Ecco, diciamo che io all'inizio non avevo forse riflettuto sulla complessità e sulla difficoltà che Laura Bisfuri ha affrontato nel fare questo film. Difficoltà concrete, che sono quelle di mettersi in testa di girare un film tra l'Italia e l'Albania, cosa tutt'altro che facile, e girare un film non in italiano. Questa è un'altra cosa, così, come dire, per certi versi ovvia, no? Però non è affatto, è difficilissimo fare una cosa del genere, e soprattutto anche difficilissimo pensare, e cosa che invece lei dichiara di aver voluto potenzialmente fare, di dare la parte della protagonista di questa storia a un'attrice italiana molto nota. E questo è uno dei motivi per cui il film ha avuto anche una certa visibilità. Certamente si tratta di, come dire, di un felice incontro, perché comunque la presenza di Alba Rohrwacher ovviamente ha facilitato la visibilità del film, che peraltro è stata modesta comunque. Si è presentato a Berlino, è uscito in sala, però insomma non è un film che ha avuto chissà
quale non so quanto sia stato in sala, ma non credo tantissimo tempo. Dicevo, la scelta di ambientare e di raccontare una storia che non appartiene alla nostra cultura è già di per sé una bella sfida, di confrontarsi con una cultura distante, evidentemente molto distante dalla nostra, credo che sia un'operazione complicata. Farlo, oltretutto utilizzando attori, non attori non italiani, e utilizzando nella parte della protagonista un'attrice italiana costretta da esigenze di copione a recitare una lingua che non è la sua. Peraltro Alvaro Bacher è tra i personaggi quella che parla meno italiano, di fatto lei dice sostanzialmente quattro battute in italiano, tutto il resto lei recita in albanese, anche quando attori albanesi recitano in italiano, cioè questi sono singolari cortocircuiti che si creano nel film, molto interessanti però dal punto di vista del lavoro e della difficoltà del lavoro, di un lavoro di questo tipo. La costruzione poi del film è estremamente, anche questa ambiziosa, è un film molto ambizioso. Questa storia è raccontata, come avete potuto vedere poc'anzi, attraverso una costruzione che non è progressiva ma è segmentata temporalmente, con continui salti a sostanzialmente tre momenti della vita di queste due protagoniste, diciamo due, poi in realtà è un film che ha ovviamente non ha senso tanto definire come nella logica della coppia. È molto interessante la logica della coppia femminile, ma non è l'unica, perché le coppie sono tante. Dicevo, questa costruzione che crea delle ellissi, che ha necessariamente delle ellissi, dei salti temporali continui, che costringe lo spettatore, ma in certo modo anche lo sfida, perché all'inizio soprattutto noi non capiamo qual è la relazione che è il legame che unisce i due personaggi. Le due, diciamo, sorelle, questo non ci è dato di capirlo, proprio perché in virtù di questa costruzione noi arriviamo a capire qual è la natura di questa relazione a un certo punto del film, abbastanza avanti in realtà, quindi anche la stessa costruzione è piuttosto ambiziosa. Dal punto di vista della messa in scena, Laura Bispoli fa qualcosa che ci ha fatto particolarmente attenzione oggi al lavoro con la in continuità, cioè lei tendenzialmente non stacca mai, tende a creare dei blocchi di inquadrature in cui spesso, anzi quasi sempre, la compresenza dei due personaggi è rispettata, cioè lei segue una logica del pedinamento del personaggio di Mark, iniziale di Anna Mark, e lei la segue. Credo che, non l'ho contata, insomma, le inquadrature di spalle siano decisamente superiori rispetto alle inquadrature frontali, e questa è un'altra dimensione interessante, credo, proprio in relazione invece poi a quello che sarà quell'inquadratura che arriva sul finale del film, che è un'inquadratura, forse la prima vera inquadratura frontale, quando Alvaro Bacher, a seno nudo, dopo la doccia, si asciuga i capelli. Quello è il primo, come dire, piano veramente frontale in cui noi peraltro vediamo frontalmente questo seno, che è, come dire, il luogo in cui il centro in fondo di questo percorso del personaggio. Secondo me anche in modo molto interessante. Dicevo, registicamente è un film anche in questo caso ambizioso, perché lo stile di regia prevede che gli attori appunto lavorino in continuità senza sostegno reale da parte della regia, nel senso che la regia testimonia, osserva, segue i personaggi, ma non è che poi, come dire, col montaggio si salvino le situazioni. Lei rispetta sostanzialmente i tempi reali della recitazione, li rispetta e tra l'altro in un modo interessante li taglia, nel senso che, se notate, tutte le situazioni, che sono situazioni nucleari in qualche modo, accostate, hanno sì uno sviluppo interno, ma quasi sempre questo sviluppo non arriva veramente a un confronto.
c'è sempre, come dire, un taglio che arriva a interrompere una possibile, diciamo, caduta retorica. Ecco, questo aspetto mi ha particolarmente sorpreso, devo dire, alle visioni successive, cioè la capacità di Laura Bispuri di eludere, come dire, qualsiasi... Ci sono poi, come dire, se vogliamo, alcune cadute su piani simbolici forse un po' marcati, però dal punto di vista della, come dire, della costruzione proprio drammatica delle singole scene in relazione ai temi affrontati e ai punti, come dire, nodali della vicenda, lei si ferma sempre un passo prima che la cosa in qualche modo prenda una piega, se vogliamo, retorica, o che si vada oltre, diciamo, una soglia, non saprei definirlo, me lo sto chiedendo in questo momento con voi a voce alta, penso alle due scene, diciamo, di approccio al sesso che si interrompono bruscamente, perché sono tutti tagli bruschi di montaggio, ma in un momento che è, come dire, un'interruzione di qualcosa che non è necessario andare oltre. Quasi tutti i momenti, come dire, tutti, diciamo, i piccoli climax della storia sono, come dire, lasciati appunto a un attimo prima che si cada in qualcosa di, diciamo, una possibile retorica. Mi piace molto questo rigore di Laura Bispuri e questo pudore, forse non so se chiamarlo pudore, comunque rigore, pudore, qualcosa che le permette di stare su, di fare una cosa molto difficile, ma di farla con una estrema misura. Anche in relazione proprio al tema principale, cioè a questo passaggio che viene, che il personaggio di Mark e Anna compie, che però è un passaggio non mostrato secondo delle tappe molto ben esemplificate, ma è un passaggio che rimane per certi versi incompiuto. Cioè lei dice: mi hai accolto quando non ero nulla, non ero niente, questa è la battuta finale del film, forse questa è la battuta più esplicita del film. Ma in realtà in tutti i passaggi precedenti mi sembra che quello che viene sottolineato e rimarcato invece è esattamente questo passaggio e questo luogo di determinatezza che lei in fondo rivendica. E credo che più che la battuta, più della battuta mi hai accolto quando non ero niente, che in qualche modo sottintende adesso sono qualcosa certamente, ma non sono quello che forse... come dire, nella semplice, se noi dovessimo raccontare la trama del film, diremmo che lei ritrova o riscopre o ridefinisce, vediamo, una sua identità. In realtà il modo in cui visivamente Laura Bispoli risolve questa questione, diciamo così, è molto più interessante di quella battuta, nel senso che, per esempio, forse noi ci aspetteremmo da un'altra regista, da un altro film, magari per certi versi più convenzionale, che nella scena finale lei indossi dei segni più netti. E invece trovo molto bello il fatto che lei indossi semplicemente un paio di orecchini molto piccoli. Cioè quello è l'unico segno che effettivamente la regista, la costumista, l'attrice, insomma chi ha fatto questo film, chissà poi ogni scelta, insomma, chissà da dove viene esattamente, però insomma quella è una scelta molto piccola e molto forte e molto interessante, così come è molto interessante quella scena di cui parlavo prima, quell'inquadratura frontale del corpo di Alba Rohrbacher, che è in cui lei indossa comunque dei boxer, delle mutande maschili, no? Noi in fondo stiamo aspettando un momento, cioè c'è la scena del reggiseno che a sua volta è un'altra scena molto interessante, perché appunto il togliersi la fascia sembra preludere a qualcosa che al di là di questa costrizione, di questo mascheramento, in realtà apre a un nuovo mascheramento, a una nuova costrizione, infatti lei stessa lo dice, tu si sente costretta
imprigionata in qualche modo anche dal reggiseno. Forse a quel punto del film, quando lei appare appunto in questo seminudo frontale, noi ci aspetteremo che lei di vedere una biancheria intima femminile. Questo sarebbe forse la cosa che ci saremmo aspettati. Invece trovo molto interessante il fatto di continuare e di perdurare nel mostrare come questo percorso non segue in realtà una strada che forse ci saremmo aspettati o che potremmo aspettarci leggendo semplicemente la sinossi del film. Ecco, trovo che dal punto di vista visivo, di scelte visive, di scelte registiche, di scelte interpretative, Laura Bisturi abbia fatto un lavoro molto attento, molto delicato, molto anche per certi versi sorprendente. Poi l'altro aspetto che mi ha molto colpito è il discorso della coppia, cioè di come il film si strutturi sostanzialmente in blocchi di coppie, cioè come il due in fondo sia veramente una, come dire, il numero che io associerei al film da moltissimi punti di vista. Cioè se giochiamo a questo gioco, il gioco si rivela particolarmente divertente. Pensare al fatto che c'è un libro, c'è un film, ci sono due luoghi, innanzitutto l'Italia e l'Albania, ci sono due sorelle, due donne, ma se vediamo il gioco delle coppie, il gioco è molto ricco, perché ogni rapporto di coppia è significativo. È molto significativo, per esempio, il rapporto con il maschile in Italia, cioè con la figura del marito, che è un del marito di Lila, è un personaggio apparentemente secondario, in realtà è un personaggio, secondo me, fondamentale in questo percorso. Forse non ce l'aspetteremmo anche questo, cioè ci aspetteremmo che quel rapporto si blocchi nel momento in cui è evidente che Mark non è un maschio. E invece è molto interessante il modo in cui il maschio asseconda, in qualche modo aiuta, attraverso atti concreti, gesti concreti, trovare un lavoro, trovare la casa, offrire in qualche modo un sostegno a un percorso che nella terra d'origine ovviamente non sarebbe stato possibile compiere. Quindi trovo anche molto interessante, è poco ovvio questo affiancamento, questa creazione della coppia, di una coppia diversa da quella con il padre, che però anche in questo caso è un rapporto altrettanto interessante, non banale, per cui al di là ovviamente delle coppie femminili, quindi Lila e Anna e ovviamente la figlia e lei, ci sono poi altre declinazioni della coppia che mi sembrano una chiave importante di lettura del film, e quindi questo tornare costantemente a questo nucleo, come se la coppia fosse veramente il luogo delle possibilità e delle svolte. Cioè in realtà lei è un personaggio che avanza sempre in situazioni di coppia, quasi sempre. Poi ci sono ovviamente le scene in cui è da sola, però mi sembra che i passaggi avvengano attraverso i dialoghi, di cui peraltro lei non è mai, se non un paio di volte, il primo interlocutore. Cioè lei è sempre, subisce sempre il dialogo, è sempre, risponde sempre, non fa quasi mai la domanda. L'unica vera domanda che le fa è quella che riguarda il sesso. Cioè lei chiede, però altrimenti risponde o guarda. E poi vabbè, ultima considerazione abbastanza ovvia, perché il film su questo è, come dire, molto, molto esplicito, sono non solo le coppie, ma poi all'interno di questa logica, diciamo, della coppia c'è poi, come dire, un'esplosione per quanto riguarda i corpi, che è rappresentata, come dire, dalle scene della piscina. C'è questa scena, insomma, un po' felliniana, in cui questi corpi vengono
mostrati dal dettaglio, insomma, in una interessante declinazione laddove c'è questa contrapposizione tra il corpo materno di Lila, il corpo asciutto di Anna, il corpo irregimentato, formato, forgiato, ritmato della figlia, e poi a un certo punto in realtà l'universo dei corpi della piscina diventa molto più variegato, molto più complesso, quasi inafferrabile, perché sono corpi mostrati seminudi, tatuati, palestrati. È molto interessante questo momento in cui, diciamo, è come se Laura Bisbury si facesse, come dire, sguardo sui corpi nella loro complessità, che è molto, molto interessante. Non so, ho parlato già tantissimo probabilmente, quindi forse è il caso che mi fermi, giusto? Non ho idea di quanto tempo sia trascorso. No, l'ultima cosa, sì, che è proprio un appunto molto, molto banale, però che riguarda il fatto che si tratti di una regista donna. Altra cosa che volevo dire all'inizio rispetto alla difficoltà di fare film: fare film da registe donne è più difficile in Italia, non solo in Italia, e quindi credo che questo film abbia anche, come dire, debba essere anche tenuto in conto rispetto a questo, che è un dato a livello appunto di numerico, se paragoniamo il numero di registe donne e la quantità di denaro che hanno, insomma, sono sempre dati che sono abbastanza sorprendenti. E mi ha fatto venire in mente questo film, però anche questo è un discorso che forse rilancerei a voi, altri due film che però non sono fatti da registi donne, bensì da registi uomini, nella difficoltà, credo, del cinema italiano in particolare ad affrontare un certo tipo di tematiche in un certo modo. Forse gli unici due film che mi sono recenti, che mi sono venuti in mente, che hanno come dire, forse cercato delle strade per certi versi simili, che hanno identificato in certi corpi e una certa tipologia di corpo sofferente, come dire, che hanno fatto del corpo un luogo di non solo un oggetto di sguardo, ma un luogo di conflitto, mettiamola così. Mi è venuto in mente un film di Matteo Garrone, che è Primo Amore, che è uscito parecchi anni fa, che forse è un film che ha qualcosa che... Sono film che non vedo da tempo, però è un film che mi è venuto in mente, ma non perché si assomiglino in alcun modo i due film, però forse hanno avuto il coraggio, in questo caso Garrone parecchi anni fa, di lavorare in questo caso sul corpo femminile in un certo modo, che non so perché mi ha fatto venire, insomma, mi è ritornato in mente questo film rivedendo il film di Laura Bisbury. E l'altro film che in realtà più vicino, e forse mi è venuto in mente anche perché il protagonista è nuovamente Alvaro Orbacher, è Hungry Hearts di Saverio Costanzo, che è un film che come dire, di nuovo in tutt'altra questione mette al fare il corpo un luogo di conflitto. Quindi non so, mi sono venuti in mente questi due film, probabilmente ce ne sarebbero altri. Certo è che questo modo di fare cinema non è così consueto nel nostro paese, e credo che sia giusto guardare a questo film come un film che ha avuto molto coraggio da tanti punti di vista. Io adesso ho provato a dirne qualcuno, però probabilmente ce ne sono altri, e quindi sono molto curiosa di sentire il parere di chi è qui con me. Grazie. Allora, intanto, vabbè, quello che posso dire subito è che sono molto d'accordo su praticamente tutto quello che hai detto, per cui... Hai già fatto una buona analisi semiotica del film. Allora, io premetto che ho visto per la prima volta La Vergine Giurata una settimana fa,
Quindi non conoscevo questo film, conoscevo il fenomeno delle vergini giurate, ma non conoscevo questa produzione. Quindi, come posso dire, mi sono posta di fronte al film nella maniera più tradizionale possibile, e cioè ho preso degli appunti, che adesso in maniera più o meno organizzata provo a riportarvi, così come se avessi dovuto fare la più tradizionale delle analisi semiotiche del film. Cioè ho cercato di fare quello che di solito chiedo di fare agli studenti quando devono fare l'esame di semiotica del gender, come qualcuno sa. E dunque, ovviamente, insomma, le cose da dire sarebbero qualche milione, non le posso dire tutte, ma devo dire che io ho trovato una grande coerenza, così questa è una prima suggestione che mi porto dietro, una grande coerenza tra il livello, diciamo così, filmico, registico e visivo del testo, e quello che poi alla fine, secondo me, è il riscontro valoriale profondo del testo stesso. Cioè, trovo che ci sia un'isotopia tematica molto forte che noi possiamo riscontrare sì a partire dal livello discorsivo, quindi da quello che è appunto in semiotica. Adesso io non voglio fare una lezione pubblica di semiotica, anche perché potrebbe essere una noia mortale, no? Però quando noi semiotici proviamo a fare questa cosa dell'analisi dei testi, lavoriamo per successivi livelli di profondità, per cui cosa facciamo? Cominciamo a guardare la superficie dei testi, a cercare di individuare dal punto di vista proprio dei personaggi che entrano in scena, degli spazi, dei luoghi, delle caratteristiche più superficiali del testo, tutta quanta una serie di hints che il testo ci dà, i suggerimenti che il testo ci dà, per poi andare per livelli successivi di profondità a verificare quale possa essere appunto il valore profondo di questo testo e quindi il senso ultimo, no, di questo testo. Allora, nel caso di Vergine Giurata, io questa coerenza l'ho trovata molto forte, perché già a partire dalle primissime inquadrature, con questi paesaggi molto freddi, questi colori freddi che sono certamente, insomma, favoriti dall'ambientazione montana delle prime scene del film, ma anche da questo montaggio molto lungo, molto disteso, poco frammentato, che poi è aiutato da questo posizionamento della camera sempre alle spalle della protagonista, e quindi quasi comunque a voler accompagnare in questa sorta, appunto, diciamo così, di via di mezzo tra il documentario e la fiction, e quindi, diciamo così, andando a perlustrare forse quel genere che in letteratura viene chiamato di solito docufiction, pur non essendo proprio una docufiction, sono, secondo me, appunto, suggeriscono in questo caso non tanto la serenità del testo, perché si potrebbe pensare appunto questo, che questa lentezza iniziale, questo bianco della neve, queste inquadrature lunghe vadano a parare in quella direzione, e invece secondo me corrispondono a livello profondo alla solitudine, profonda solitudine del soggetto, un soggetto, quello appunto della protagonista di Anna Mark, che in verità è un non soggetto, nel senso proprio di un'identità mancata in qualche maniera. E questo appunto non soltanto per, diciamo così, questa mancata adesione ad un genere definitivo di appartenenza, ma anche per questa mancata capacità di poi sceglierlo, questo genere definitivo di appartenenza. E infatti, quando tu prima ti parlavi di questa interruzione che tu ritrovavi nelle scene, queste scene che sembra quasi che non vengano mai portate a termine, che ci dicano soltanto fino a un certo punto quello che sta per succedere, poi però ci tolgano quasi in maniera, diciamo così, retorica la, come posso dire, soddisfazione della svolta finale, in verità, secondo me, si riferiscono proprio a questa, insomma, di questa indefinitezza, di questa, come posso dire, indeterminatezza del soggetto, che quindi non decide mai, non è mai completamente autodeterminato. Se dovessi dirla proprio in termini semiotici, direi che qui abbiamo la classica costruzione testuale in cui il destinante di questo soggetto, Anna Mark, è esterno al soggetto.
spesso, cioè lei non trova dentro se stessa la motivazione a raggiungere quello che il signor chiameremo oggetto di valore, che cos'è in questo film? Cioè l'oggetto di valore, il fine ultimo, il punto d'arrivo, la motivazione e l'azione di questo soggetto Anna Mark, che cos'è? Potremmo pensare che appunto sia il ritrovare la propria identità femminile, cioè tutto il film ci lancia degli agganci, ci lancia dei suggerimenti per farci pensare che questo sia, che si tratti di un testo sul ritrovare la propria femminilità. Ma come giustamente dicevi tu, in verità non ci sono segni così definiti, così puntuali e forti del fatto che Anna Mark voglia ritrovare questa propria femminilità. A un certo punto lo dice anche libere di non essere per forza qualcosa, ok? Per cui dice mi hanno insegnato che è molto difficile essere libere, e la figlia di Lila le chiede libere di che cosa? Libere di non essere per forza qualcosa. Ed eccolo qua l'oggetto di valore di questa questo soggetto, cioè lei sta cercando disperatamente, lei, lui, sta cercando disperatamente di non dover rientrare in questo canone prescrittivo che la società ad un certo punto, nel momento stesso della nostra nascita, ci pone sulla testa, nel momento in cui viene deciso se siamo maschi o femmine, quindi ci viene data questa visione, questa appartenenza al genere, lei in qualche maniera è come se si volesse sottrarre da questo. Cioè come se ci volesse dire la mia storia è la scelta di non essere, di non scegliere per forza da che parte stare. Ovviamente tutto questo ha fortemente a che fare con la stessa categoria del soggetto, perché che cos'è soggetto? In filosofia ovviamente sulla questione del soggetto si sono scritte milioni di pagine, non è facile definire il soggetto. Io una cosa che trovo interessante e che insomma, a cui mi rifaccio spesso e che qui secondo me insomma, è particolarmente messa a fuoco è la storia dell'essere idem e dell'essere ipse. Cioè per essere dei soggetti a tutto tondo, per essere soggetti normati, per essere soggetti sociali, okay, e quindi anche soggetti di comunicazione, bisogna in qualche modo aderire a due canoni in particolare, e cioè intanto essere sempre se stessi, essere sempre uguali a se stessi e poi essere riconosciuti come tali. In mancanza di uno dei due di questi fattori, il soggetto vacilla, perde in qualche maniera la propria, non voglio dire dignità, ma sicuramente stabilità. E infatti poi presuppone a tutte quante le crisi di identità di soggetto che per esempio le persone in transizione di genere conoscono molto bene, perché appunto essere se stessi non basta, bisogna anche che gli altri riconoscano in te quella stabilità, quell'identità che tu cerchi di portarti dietro. È la storia di Ulisse, no? Che quando torna a casa dopo aver navigato per mari, non è sufficiente che lui sappia di essere Ulisse. Lui è cambiato, forse è cambiato anche tanto dopo 10 anni, però un pochettino, secondo me, quando andavamo al liceo, leggevamo la storia di Ulisse, un pochettino tutti quanti ci siamo chiesti, ma com'è che nessuno lo riconosce questo qua? Cioè, uno a 10 anni può cambiare così tanto da aver completamente perso la propria identità? Era un problema di riconoscibilità del soggetto, lui era sempre lui, il problema è che gli altri non sapevano chi fosse. E la riconoscibilità del soggetto va più in profondo che l'aspetto fisico del soggetto stesso. E infatti Ulisse, per farsi riconoscere come tale, cosa deve fare? Deve dire delle cose che facciano sì che sua moglie Penelope capisca che solo lui può conoscere quelle cose lì, il famoso talamo costruito dalle radici dell'albero, che quindi non può essere spostato nella camera da letto. È così che avviene il momento di riconoscibilità di Ulisse alla fine del viaggio nell'Odissea. E qui abbiamo lo stesso problema messo in storia, cioè abbiamo
un'identità, quella di Anna Mark, che a un certo punto diventa Mark, lui quando citofona alla sorella nel primo momento di arrivo in Italia risponde al citofono dicendo sono Mark, quindi lui si autoriconosce con la propria identità maschile, quella di elezione, quella che lui ha scelto di portarsi dietro, ma poi per tutto quanto il film oscilla e avanti e indietro tra la propria identità femminile e la propria identità maschile, senza alla fine posizionarsi in un posto ben preciso. Tant'è che appunto abbiamo queste scene in cui sì, lui si asciuga i capelli con un far e vediamo il suo seno femminile, evidentemente. Per la prima volta si asciuga questi capelli che sono già stati messi a tema prima, quando viene detto che glieli tagliava il collega pastore, insomma, una volta al mese, e quindi per la prima volta i capelli diventano, diciamo così, uno strumento di femminilità, ma addosso un paio di boxer, ha le ascelle non depilate, e non le depilerà mai per tutto quanto resta, tutto il film. Non che voglio dire, io adesso voglio sostenere che le ascelle depilate siano la chiave, diciamo, di femminilità, però sono evidentemente stereotipicamente il segno dell'eventuale adesione ad un modello della società diverso dal modello della società a cui lei più o meno volontariamente ha deciso di aderire. Dico più o meno volontariamente perché in verità lei decide di aderire a questo, insomma, a questa identità maschile, decide di reggersi identità maschile per una scelta profondamente femminista. Cioè lui decide di diventare maschio nel momento in cui capisce che l'essere maschio sarà l'unico modo in cui lei potrà fare ciò che vuole della propria vita, e quindi andare a caccia, e quindi andare nel bosco da sola, e quindi poter decidere per se stessa, no? Con, diciamo così, questo parallelo molto forte con la sorella Lila, che invece per il fatto di scegliere di rimanere femmina, per poter sposare chi vuole deve fuggire, deve scappare di casa, si deve allontanare, deve perdere l'identità dell'uomo. Tra l'altro, ancora sugli spazi, mi sembrava anche interessante, sempre a livello discorsivo del testo, il fatto che esista una linea verticale di descrizione dello spazio che va dalla montagna alla profondità dell'acqua, in questo caso non del mare ma della piscina, ma è comunque, come posso dire, una linea che trova delle punte verso l'alto nei luoghi della montagna dove le due ragazze crescono e dove Hannah vive per gran parte della sua vita, e che invece ha per controaltare, appunto sempre ponendo, diciamo così, la terra come livello zero, diciamo così, i momenti in cui le ragazze del nuoto sincronizzato si immergono in profondità, e appunto l'apnea, che è un pochettino il contraltare del respirare in montagna, no? E quindi in questo caso questa inversione semantica straordinaria, secondo me, che il film fa tra la montagna, che anziché essere il luogo di libertà, il luogo dove si respira, il luogo dell'apertura, diventa in qualche maniera la gabbia, la costrizione, la chiusura per la protagonista, e invece questa profondità dell'acqua, l'apnea, appunto, il momento in cui il respiro si ferma, si viene tolto, che diventano invece la chiave di svolta per l'apertura, per la libertà, per la presa di coscienza propria e altrui della femminilità della protagonista, tant'è che nella scena del fogliettino al vetro la figlia di Lila dice a Anna Mark, in quel momento ancora Mark, tu non sei un uomo, tu sei una donna, e lo capisce da cosa? Dal respiro, no? E quindi dal problema eventuale dell'apnea, ok? Quindi questo lo trovo interessante sempre dal punto di vista discorsivo, perché è un rimando immediato, appunto un'isotopia tematica molto forte, con l'area invece valoriale profonda del testo, che è questa contraddizione, questa contrapposizione tra la libertà, che peraltro, voglio dire, viene nominata da Anna proprio alla fine del film, e quindi è evidente che abbia, diciamo così, dei richiami di senso forti nel testo,
invece la costrizione. Costrizione che corrisponde ovviamente sul piano semantico alla femminilità, in questo caso, per cui abbiamo questo maschile versus femminile. La cosa che appunto trovo interessante è che in questa dinamica di contrario tra maschile e femminile, in verità il testo non perlustra i due poli positivi di questo, diciamo così, quadrato semiotico che viene costruito, ma semmai due poli negativi del quadrato semiotico, perché tutta quanta la storia si sviluppa, diciamo così, nella contrapposizione non tra un femminile e un maschile, ma tra un non femminile e un non maschile. E quindi all'inizio della storia Anna Mark stanno dalla parte di un non femminile, perché non riconoscono nel femminile i desideri, gli obiettivi e i percorsi che Anna vuole per la propria vita, per poi veicolare verso la fine della storia verso un non maschile. Cioè Anna si rende conto di non poter per tutta la vita aderire e fare proprio le caratteristiche di quel sistema, ma sa che non potrà mai completamente rientrare nell'altro, e quindi si trova, diciamo così, nella parte bassa della, diciamo, di questa linea. Dico l'ultima cosa poi tra le mille, anzi due ultime cose. Una è il problema dello sguardo, che è evidentemente importantissimo in questo testo, anche perché è un film molto poco parlato. Le persone, soprattutto e Mark, Anna in primis, guardano ma parlano poco. E poi perché la posizione della camera alle spalle di Anna ce lo suggerisce, perché il film, sebbene non sia, diciamo, costruito come una lunga soggettiva, non è una lunga soggettiva, ci suggerisce però di guardare nella direzione di questa camera, che poi guarda più o meno volontariamente nella direzione in cui guarda Anna. Quindi diciamo così che la categoria dello sguardo è già dal punto di vista registico estremamente importante. E voglio dire, non, chi mi conosce sa che lo dico sempre, quindi non è che io voglia proprio dire sempre la stessa cosa, però il regime di sguardo interno al testo è sempre un indicatore molto forte della composizione gender, della, diciamo così, volontà di perseguire e inseguire una prospettiva di genere all'interno di un testo, perché la categoria dello sguardo presuppone la posizione di un osservatore implicito al testo, cioè posiziona in qualche maniera esplicita il punto d'osservazione, il punto di vista che bisogna adottare nel guardare il testo, e in questo caso evidentemente il punto di vista che noi adottiamo è quello di questa protagonista, che è appunto oscilla tra un'identità femminile e un'identità maschile, regalandoci un punto di vista appunto altro dall'essere propriamente maschile o maschilizzato o femminile femminilizzato. Peraltro la questione dello sguardo torna continuamente. Lei ad un certo punto, al 18° minuto, mi ero segnata questa cosa perché mi era sembrata interessante, parlando con Lila, gli dice: quando non vuoi vedere le cose tu scappi, io resto a fissarle, dice Mark. E lei, Lila, gli risponde: le fissi ma non è detto che sai vederle. E questo è interessante appunto perché mette proprio a fuoco questo problema del vedere, questo problema dello sguardo implicito al testo. E questa era una cosa. C'è anche un altro momento interessante in cui viene problematizzato la questione dello sguardo, nel momento in cui loro due, ancora adolescenti, camminano per strada insieme alla madre e incrociano il matrimonio. E durante il matrimonio appunto c'è corteo matrimoniale in cui la sposa ha un velo che le copre completamente il viso, e Anna appunto chiede alla madre come mai la donna abbia il viso coperto, e la madre le risponde: se non vede la strada non potrà tornare indietro. Quindi in qualche maniera viene suggerito lì in quel momento che lo sguardo, se totalmente femminilizzato, cioè quando è lo sguardo femminile, è uno sguardo che non vede, che non può vedere. E infatti lui la scappa e io resto a fissarle, e infatti la sposa ha il volto coperto dal velo perché così non può vedere la strada.
mi viene proprio messo a tema in maniera, diciamo così, continua durante tutto quanto il film. L'altra cosa è la questione dei corpi, che è stata già messa in luce da chi mi ha preceduto. Effettivamente è un film che del corpo e sul corpo dice delle cose. Ecco, diciamo che io ho apprezzato complessivamente questo film. Mi è dispiaciuta, ecco, quella parte lì della frammentazione di questi corpi in piscina. Cioè, perché penso che sia il momento in cui la regista perda di vista in maniera più significativa, poi sicuramente lei avrà avuto le sue motivazioni e sarebbe stato interessante chiedergliele, però penso che lì perda di vista in maniera più forte il leitmotiv di tutto il film, che così bene si era spalmato dall'inizio alla fine, e cioè l'indeterminatezza dell'identità di genere. Cioè, questo è un film, se io dovessi dire di cosa parla questo film, io risponderei: è un film che parla dell'indeterminatezza dell'identità di genere e cerca di dire che è legittima, cioè ci racconta della possibilità di non scegliere, di essere liberi di non fare qualcosa. Peccato per la scelta della scelta di presentarci questi corpi frammentati, perché invece questo insinuare della telecamera su queste porzioni di corpo, che sono corpi appunto alcuni palestrati, altri deformati, tatuati, belli, brutti, presi da vicino, presi da lontano, dettagli, i piedi, le gambe, il seno, il collo, eccetera, eccetera, sono uno degli strumenti tipici della maschilizzazione dei testi filmici. E quindi, diciamo così, in qualche maniera, quella scena in particolare, che sicuramente avrà delle ragioni, anche perché no, estetiche, di inquadratura, di... Secondo me, principalmente. Esatto, io penso questo, non sono appunto un'esperta di regia, però questa è la risposta che io mi do. Dal punto di vista invece valoriale, toglie un pezzetto a quella, diciamo così, posizione geniale che invece la regista assume, secondo me, per tutto il resto della narrazione. Ringraziamo la relatrice per avere intervento. Bene, ora il senso di questo evento dovrebbe essere appunto quello di trasformare in un'occasione di dialogo, e prima di passare la parola a voi io mi sono appuntata alcuni spunti di riflessione che rivolgo alle relatrici, ma rivolgo anche a voi, insomma. Per me questa è stata la seconda visione di questo film, e alcune delle scene che mi hanno colpito sono già state citate, per cui sarò molto breve, e invece ho trovato altri leitmotiv su cui mi vorrei soffermare. Sarò brevissima. Sulla scena della piscina sono assolutamente d'accordo con la professoressa Turco, ma devo dire anche che forse è proprio in questa scena che emerge la anormatività, non la anormalità, la anormatività del corpo di Anna barra Marta, perché è lungo, corpo vestito. Di conseguenza, se lo sguardo della telecamera è lo sguardo di questo soggetto, che è il protagonista della storia, possiamo supporre che lei guardi questi altri corpi con invidia, con uno sguardo, insomma, che non è sicuramente uno sguardo neutro, però sono assolutamente d'accordo sul fatto che lo sguardo è lo sguardo frammentario, uno sguardo assolutamente che tende ad oggettificare l'oggetto appunto della sua osservazione. Detto questo, è chiaro, questa scena era chiaro che il corpo era la posta in gioco, e metto sul tavolo due categorie secondo me interessanti, che sono le due categorie, le due dimensioni che si intrecciano, insomma, nel nome del corpo, e sono quelle dell'identità di genere e del ruolo di genere. Il ruolo di genere è sostanzialmente tutto quello che la madrina di Anna elenca alle due sorelle quando dice: non devi bere il rakì, non devi toccare il fucile prima di nuovo, non devi guardare un uomo pensando che abbia torto, eccetera, eccetera. Questo è il ruolo di genere, cioè un'estremizzazione di quello che la società si aspetta da te per il fatto che alla nascita ti è stato assegnato o una M o una F.
L'identità di genere invece è appunto questa casellina, cioè questa necessità di cadere in una scatola o nell'altra. La storia, appunto, sono d'accordo con la relatrice, perché la storia è appunto il tentativo di sottrazione appunto al binarismo di genere, cioè la necessità di cadere in una scatola o nell'altra. Ultimissima cosa, un altro leitmotiv che ho trovato è quello del pianto. Perché bisogna dire qualcosa anche sulla mascolinità in questo film e sulla posizione della mascolinità in relazione a questi temi. E ci sono due scene di pianto. Uno è un pianto frenato, non so se avete notato, quando Anna entra per la prima volta in casa di Lila, si sente in un posto che non le appartiene, insomma, e trattiene il pianto nella stanza della stanza di Violina, molto probabilmente perché sa molto bene che i maschi non piangono. Prima. Seconda scena è la scena del pianto rituale al funerale del padre, in cui abbiamo visto questa, come qualsiasi scena di pianto rituale, insomma, c'è questa mimica del pianto in cui gli uomini, interessante che lo facciano gli uomini, mimano il pianto con dei gorgheggi, mimano le lacrime sul loro viso, si battono il petto, eccetera, eccetera. Questo è un pianto, sì, ma è un pianto istituzionalizzato, è un pianto rituale, è un pianto che è l'unico pianto probabilmente che è concesso alla virilità. Detto questo, vi lascio soltanto con queste riflessioni e aggiungo semplicemente si è parlato dell'importanza delle coppie. E volevo aggiungere soltanto l'importanza della coppia Leonida-Ana, perché credo che in questo film Leonida rappresenti la coscienza femminile della protagonista, il riflesso in cui la protagonista si vede. Detto questo, soprattutto perché Ana ha smesso di essere Ana più o meno all'età della figlia di Leonida. E non è una femminilità, sì, certo. Cioè, è la femminilità che maggiormente le corrisponde, perché è l'unica che ha conosciuto. Sì, esatto. Lei non si vede più in Ana, scusa, in Lila, perché Lila nel frattempo è diventata madre, sì. È diventata adulta, sì. Ha anche delle forme fisiche completamente diverse. Si riconosce invece nella ragazzina, perché è lì che lei ha abbandonato con col taglio rituale dei capelli, con questo, il suo essere donna. Passaggio di testimone, come posso dire. Io pensavo una cosa che non ho detto rispetto alla coppia con il maschile e anche Bernard, in cui mi sembra che l'elemento in realtà determinante sia la somiglianza, perché in realtà i due si assomigliano molto. E quella famosa, la scena incriminata, quella della piscina, in realtà l'inquadratura a un certo punto riprende entrambi di spalle e mi sembra che molto esplicitamente giochi sul fatto che questa vicinanza è anche un riconoscimento tra simili, cioè nel senso che lei in lui non vede soltanto il maschile altro, ma vede anche il suo, quindi c'è questo gioco che secondo me gioco, insomma, questa dinamica interessante, credo. A questo punto lascerei la parola alla platea, non so se sta passando il microfono, ah, ok, perfetto. Se qualcuno vuole intervenire, grazie di nuovo. Riguardo la scena della piscina, sempre, non so bene come ricollegarlo al discorso degli sguardi, mi sembra avere un mondo un po' a sé, però mi sembra molto importante nel film, nella misura in cui, se parlando di oggetto di valore, se si abbassa un po' si semplifica, non si banalizza ma si semplifica il discorso, mi sembra che quella scena sia rappresentativa, perché anche visto quello che si è detto prima, è la rappresentazione
della ricerca di una comunione, nel senso che si è parlato del, del fatto che all'inizio ci sono grandi riprese vuote, cioè lei da sola, e quindi magari il problema potrebbe non essere l'oggetto di valore, diciamo, potrebbe non essere una ricerca di identità quanto una ricerca semplicemente di una fuga dalla, dalla solitudine, nel senso che all'inizio c'è, una, c'è lei da sola, quella scena è l'unica, in quella scena della piscina loro due sono gli unici vestiti e sono ripresi allo stesso modo a differenza di tutti gli altri, e poi c'è una cosa importantissima secondo me, che il film finisce con una ripresa a due di lei e della sorella, quindi magari il percorso della, di lei, di Mark, Anna, non è tanto magari una ricerca di, non solo una ricerca di identità, ma una fuga da una solitudine che poi vabbè, ha tutta una serie di ragioni magari. Però insomma mi sembrava molto importante la, la scena finale in cui, che è una ripresa a due di 02, lei ritrova una fugge da questa solitudine in questo ritrovato rapporto con la sorella. E ma allora intanto dico questa cosa, allora diciamo che la frammentazione dei corpi è abbastanza canonica, cioè quando noi troviamo nel, è come fosse una sorta di enciclopedia culturale, no, a cui noi facciamo riferimento, e quindi la frammentazione dei corpi è canonica e quindi sicuramente può anche essere che ci siano delle spiegazioni altre che non siano semplicemente, diciamo così, una, la rappresentazione dei, di quei corpi e dei corpi in sé per sé, o, e può anche essere che la, la spiegazione non sia, come dicevo prima, una scelta estetica, non lo dubito, però diciamo che nell'enciclopedia culturale e quindi nell'intertestualità cinematografica la frammentazione dei corpi è una cosa abbastanza canonica. E quindi diciamo così, se noi andassimo a rintracciare all'interno della storia della cinematografia la troveremmo tante volte. Io non so, a me viene in mente un film che per eccellenza dovrebbe essere uno dei film che per eccellenza dovrebbe essere sulla non violenza di genere, quindi una denuncia della violenza di genere, che è Ti do i miei occhi, e dove però si cade esattamente nello stesso tranello, perché appunto lei si offre al marito violento autoframmentandosi, ti do il mio naso, ti do la mia bocca, ti do le mie gambe e così via. Quindi diciamo che c'è una sorta di leitmotiv cinematografico sulla frammentazione, ed è questa la cosa a cui, diciamo così, facevo riferimento prima. Però, vista questa cosa che hai detto, me ne è fatta venire in mente un'altra che mi era venuta in mente durante la visione del film, poi non mi ero appuntata e quindi mi era sfuggita e adesso mi è tornata in mente, e cioè il problema dell'affollamento. Perché effettivamente c'è una tendenza alla crescita della numerosità delle persone nelle scene del film. Cioè, tutte le scene iniziali del film sono scene molto solitarie o comunque con poche persone. Man mano che il film va avanti, ci sono sempre più persone, sempre più persone, sempre più persone. Anche in piscina, le prime scene in piscina ci sono alcune persone, non tante. Alla fine ce ne sono tante, le ultime scene sulla piscina sono invece molto affollate. E la scena finale si svolge in un bar pieno di gente, pieno oltre al fatto che c'è diciamo, la ricostituzione della coppia sorelle, il bar è molto affollato di persone. Questo un pochettino mi dà da pensare, nel senso che c'è effettivamente un incremento della numerosità delle persone che compaiono in scena, e questo evidentemente qualcosa vuol dire, no? Perché è molto improbabile che sia totalmente casuale. Probabilmente ha a che fare con il problema della solitudine, che peraltro appunto io stessa ho detto all'inizio che era messo a tema dalla regia stessa, quindi sì, è una cosa che ho pensato quando ho visto il film la scorsa settimana e poi mi era così volato via dalla testa. Aggiungo solo rispetto a questa scena che ci ha comunque colpiti tutti quanti per motivi differenti, no, un'altra cosa che io penso che ci sia una componente estetica, cioè ci sia un momento, nel film ci sono alcune scene, soprattutto c'è anche l'uso della musica che in questo ha un ruolo non indifferente, cioè ci sono alcuni momenti in cui la musica entra prepotentemente
in scene che non hanno, come dire, una funzione immediata, ma sono, come dire, delle aperture. Ecco, a livello proprio di registico, diciamo così, la scena della piscina ha questa, come dire, questa struttura, cioè senza non ha dialoghi, ha la musica, e anche addirittura una specie di coreografia, perché se ricordate ci sono dei momenti in cui i passaggi delle figurazioni dietro sono proprio quasi coreografate, vanno quasi a tempo, no? Quindi è un momento, io dicevo felliniano, per usare, cioè per dire una, in realtà in un modo un po' banale, per definire comunque l'aspetto quasi ludico che ha questa scena e questa sorta di un po' un momento, diciamo, celibe che non arriva da nessuna parte. Però poi c'è anche un altro aspetto che mi sembra molto didascalico, io mi auguro che non sia così didascalico, però la contrapposizione, diciamo, tra una corporeità non intaccata da mode culturali, da stereotipi, eccetera, che è quella di Anna, e in certi versi anche quella di Bernard, che sono comunque stranieri, tra l'altro, sono stranieri e gli altri sono italiani, e sono gli italiani, come dire, e questo mi sembra, spero che non sia così, però temo che un po' sia così, cioè questa insistenza sul corpo tatuato, il tatuaggio è un elemento forte di molti corpi inquadrati, sono dettagli forti, no? Quindi mi sembra una scelta un po' banale rispetto alla forza che il film ha per parlarci di una sorta di verginità dei corpi che appartiene ad altre culture, mentre la nostra è così inserita dentro alcune mode, poi ovviamente si potrebbe discutere anche su questo, no? Mi sembra che questo elemento ci sia, ed è anche, permette poi a lei in realtà un gioco visivo, perché poi questi corpi sono è anche il momento di colore più forte di tutto il film, cioè il film ha una temperatura cromatica molto ben gestita, tra l'altro c'è un direttore della fotografia che è Radovic, un bravissimo direttore della fotografia, e quindi riesce a creare delle temperature molto interessanti, questi i raggi tutti sul blu, poi ci sono dei momenti di colori più caldi nella casa in Albania, diciamo, è molto, da questo punto di vista è molto curato il film. Quella scena lì è anche la scena in cui c'è una maggiore estensione cromatica, e secondo me c'è un po' questo, mentre loro due hanno questa pelle bianca, lei ha la maglietta bianca, lui ha la tuta, non mi ricordo esattamente se anche lui ha la maglietta bianca, l'ho visto tre volte, non me lo ricordo, comunque mi sembra che ci sia anche questo modo, appunto, un po' didascalico di segnare una distanza, però insomma è un'altra, forse effettivamente è la scena che ci ha creato più problemi, perché non riusciamo a farla stare bene, magari per questo è interessante. A questo punto ha fatto bene a metterlo, cioè mi sbagliavo. Il suo intervento dell'altro mi ha fatto divertimento un'altra cosa che avevo negli appunti ma non ho detto. Un'altra scena particolarmente catturata la mia attenzione è che è quella del corteo delle donne urlanti, Preciso. Secondo me è un po' lo stesso problema. Esattamente, lo stesso problema, sì, esatto. E tra l'altro marca molto, rientra nella rinuncia, al tentativo di rinuncia al binarismo di genere, perché lo sguardo di Anna su questo corteo di donne urlanti, che tra l'altro ci viene presentato in modo straniante, ci escono dal nulla e così se ne vanno, ci dà l'impressione che Anna, lo sguardo della camera, e dunque Anna, l'osservatore, pensi: non è così che voglio diventare, non è questa la femminilità convenzionale che mi aspetto dal cambiamento, dalla mia transizione, dal mio percorso di crescita, dal mio... Quindi anche, credo che anche quella sia stata una scena che ha catturato la mia attenzione. Sì, nel bene e nel male, però oserei dire, cioè nel senso sì, che... Sì, è una metafora scontata sicuramente, sì, assolutamente. Sono quei passaggi, come dire, potremmo dire di effetto, sì. Comunque cioè, chiaramente quell'inserto che arriva così, senza parenti messi con tutto quello che
E a me pare un po', insomma, mi pare nei momenti più didascalici e in cui lei, forse sono più da sceneggiatura, cioè ho detto, ah, mettiamo questa scena in cui passano questa. Però poi quando nel rigore complessivo che tiene unito il film, queste sono piccole cadute, secondo sì, sì. Credo forse siamo un po' tutti d'accordo, pur nella, come dire, nella bontà dell'intento, no? Però poi dal punto di vista, visto che lei è riuscita a risolvere con così tanta acutezza, no? E a tenere insieme così tanti elementi, ogni tanto qualcosa succede, voglio dire, forse non è stato così dentro la misura che in realtà ha trovato nella buona parte del film, forse queste sono le scene meno. C'è qualcun altro che vuole intervenire? No, in realtà io ho fatto un po' di ricerca sulle Gormesha, che è una delle avventurate che non conoscevo. E ho scoperto che ci sono tantissime altre piccole comunità sparse nel mondo che tentano di fare la stessa operazione, cioè in un modo o nell'altro, in una versione o nell'altra, di sottrarsi al binarismo di genere. E ho incontrato varie denominazioni, che questo ve lo dico semplicemente, questo me l'ero appuntato per me, non avevo intenzione di parlarne, ma già che ne parlo, ci sono tantissime comunità sparse nel mondo che rivendicano la possibilità e la necessità di sottrarsi alla scelta tra maschile e femminile. Per esempio, nelle isole Samoa ci sono i Fafafine, nelle Hawaii ci sono i Mau, gli indiani d'America che riconoscono in se stessi la compresenza di maschile e femminile si chiamano due spiriti. Di recente una piccola comunità in India, si chiamano gli Ishira, sono riuscita a conquistare l'elegibilità passiva, ci sono degli uomini che indossano il sari, quindi hanno adesso anche una rappresentanza in Parlamento. Ed esiste, molto più vicino a noi, un'altra figura non dissimile, che però è diametralmente opposta a questa, che è quella, non so se la conoscevate, quella del femminiello napoletano, che è diametralmente opposta perché è anche vittima di una feticizzazione sessuale, no? Di una oggettivizzazione sessuale. Quindi questo ci racconta di un tentativo, a tutte le latitudini, di sottrarsi a una pressione sociale che è quella di cadere in una scatola o nell'altra. Quindi questa storia forse ci racconta la possibilità che la sottrazione, che il tentativo di sottrazione a questa scelta sia forse possibile. Peraltro. La cosa interessante è che questa possibilità lei se la conquista, diciamo così, venendo da lì e portandola qui. No, io trovo che questo passaggio sia interessante, no? Perché, peraltro, appunto, una regista italiana ricorre a una storia in qualche modo estranea a sé per raccontare qualcosa che evidentemente le sta molto a cuore, cioè altrimenti non si spiegherebbe il motivo, no? di cercare questa storia, no? Evidentemente questa storia contiene qualcosa che le premeva di raccontare e significativamente il personaggio che riesce a portare alla luce questa possibilità è un personaggio che viene da una condizione così tragica, no? Quindi questo rende la storia particolare. Volevo fare una domanda, sì. Perché le sue domande? No, perché lei nel suo primo intervento aveva detto che Bernard, cioè il marito di Lila, si dimostra abbastanza condiscendente nei confronti di Lila. Bernard non è il bambino, non sono capito niente. Ah no, il marito di Lila, allora. Sì, il marito di Lila. Ok, ho dimenticato il nome, allora no, confuso. Sì, dunque il marito di Lila è stato sostanzialmente accondiscendente nel percorso di crescita, di maturazione. Ma allora lei come spiegherebbe lo schiaffo dato alla figlia, a Leonida, quando nota che sta facendo
facendo indossare un reggiseno. Sì, però ci ho fatto attenzione questa sera, perché c'è questo schiacco, però è anche vero che la scena anche lì si interrompe, no? Quindi io l'ho interpretato come un gesto che doveva fare in qualche modo. Perché poi c'è un altro momento quando la figlia, all'inizio, quando la figlia e la madre litigano sulla porta, in cui il padre, la figlia dice cose molto pesanti alla madre, in quel caso lì uno si sarebbe aspettato un intervento del padre, che invece non arriva. Cioè, quello è l'unico momento in cui lui in qualche modo rimarca la sua autorità paterna, ma a me sembra più perché in qualche misura lo deve fare, e poi secondo me perché quello è il momento in cui lui stesso in fondo arriva ad accettare, insomma, non mi ricordo che punto esattamente arriva nel film, però io non l'ho interpretato, cioè anche il modo in cui lei l'ha inserito all'interno del film mi sembra che sia più nel senso di non rimarcare quel gesto come un gesto di rifiuto, ma come un gesto di difficoltà, al limite, che però poi di fatto lui si dimostra molto più aperto di quanto non dimostri quello schiaffo, non anche so. Perché secondo me lui ci viene presentato dall'inizio come un personaggio maschile moderno, tra virgolette. Ho detto tra virgolette questo moderno, perché lui è quello che insieme a Lila decide di controvertire gli ordini della società pastorale, montana, albanese, in cui sono inseriti, e scappare pur di stare insieme. Quindi in verità è un maschio, tra virgolette, molto poco vicino a questa destinazione esterna della società sin dall'inizio. Lui ci viene presentato come un uomo moderno in qualche modo, e infatti poi continua ad esserlo per tutto il film, insomma. Lui in fondo sa che Mark in realtà è Anna, eppure lo tratta da uomo quando Mark vuole essere trattato da uomo, e accetta di trattarlo da semidonna quando Mark Anna decide di essere trattato da donna. È veramente un personaggio interessante, perché lì poteva succedere, cioè si poteva cadere veramente nello stereotipo, probabilmente quello era un personaggio a rischio di stereotipi assoluto, invece secondo me è molto interessante il modo in cui viene, anche le azioni che compie quando lei arriva e dice sono in ritardo, scusate, gli dice una cosa affettuosa nei confronti di questa moglie, no? Uno in realtà si aspetterebbe lui una cosa diversa, cioè è molto interessante come spesso il film veramente ti sorprende, no? Nel scegliere in maniera sottile, non scontata. E fa ancora più arrabbiare di fronte appunto alla scena delle ragazze urlanti che veramente non si capisce, perché quella sì che è stereotipica, profondamente stereotipica, e che crea quella dinamica che dicevi prima, noi voi, cioè noi albanesi più o meno, insomma, immigrati un po' sfigati, anche mediamente poveri, e voi occidentali totalmente stereotipici nel vostro essere occidentale. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, possiamo. Ok, perfetto. Va bene, allora grazie a tutti, grazie alle attrici per essere intervenute. E per la platea l'appuntamento è alla prossima settimana, quindi martedì prossimo, il 9 maggio. Sì. 9 maggio. Sì. Ah sì, sono anche d'accordo, ragione. Il 9 maggio, sì, perché ho scritto la prossima settimana, ma com'è andata sbagliata? Ok, perfetto. Quindi il 9 maggio, sempre alle 5, sempre qua, Cinema Massimo, con il film Perfect Sense. Grazie a tutti.